Ciao raga, oggi sono un po' in coma perché questa mattina siamo usciti presto per accompagnare Queen dal veterinario. Se notate i miei capelli sono ancora da... Che cosa? Sei pazza! Dove sei? Comunque, vi stavo facendo vedere i miei capelli e provate a indovinare qual è il lato dove appoggio la testa sul cuscino. Andiamo a vedere cosa sta facendo Marta. Ehi, Queenie, ciao bella, come stai? È tutta presa male perché ha appena fatto la vaccinazione. Facendo? Mi stai riprendendo? Buongiorno, io mi sto riprendendo ora. Allora, come avevo promesso, perché l'ho detto nel mio vlog, io non riesco a stare senza fare il Il letto. letto. Google, luce al massimo in mansarda. Ehi, senti questo profumo? Praticamente io non faccio mai il letto perché Marta è un po' in fissa con questa storia del letto, lei lo fa tutto perfettamente. Ci ho provato io una volta, l'ha guardato e mi fa: "Ok, rifacciamolo". E io ho detto che da oggi in poi io te lo lascio a te come compito. Poi io mi do da fare in casa, ovviamente, cioè faccio le pulizie, no, quanto mi sbatto per le pulizie, tanto. Tantissimo, Oh, perché quando una tantissimo. cosa da dire è da dire. Quando è una cosa da dire, è da dire. Ma tu senti questo profumo? Sì, che cos'è? Aspetta che te lo faccio vedere. Aspetta che lo spruzzo. Cosa sta facendo? Oddio, oddio, mi è andato in faccia. È un profumo che allontana le negatività e lo stress. Ah, sì? Sì. No, Luca, in faccia. Vabbè, sei... E tu mi hai detto che... Facciamo allenamento? Ma come? Con la mia amica, quella lì. Io non c'ho Con voglia. Ecco Lyle. Dai. il mio allenamento, Marta. Buon Ma appetito. sono quelli di ieri, che schifo! Guarda. Ma come? No, 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 non lanciarlo, non lanciarlo, si rompe, si rompe. Questo Cos'è? mi sembrava scritto in spagnolo, ma Ma cazzo. cos'è? Di che cosa stai parlando? Qua, vieni a vedere. Praticamente mancava una D. La D di Ah, è dopodomo. vero! Questo spazio ve lo farà vedere Marta in un video dedicato, perché questa è tutta la zona make-up, un po' il suo mondo. E piano piano la stiamo costruendo. Questo è il regalo che mi ha fatto Marta. È praticamente un vaporetto per stirare. Mi servirà. Grazie Marta. Mi ci metto anch'io a fare ginnastica ora, Marta. Ok, il segreto era non ondulare tanto così. Ah, ok. Guardami. No, no, Luca, non è così. Perché devo fare esercizi quando ho una media di passi giornaliera tipo di 7.000 passi al giorno? Cioè, basta andare sul cellulare, se avete un iPhone, e guardate, cliccate sul cuore, su salute, e vi calcola i passi. Marta! Ah, scusa. Facciamo un test dell'affinità di coppia. Ok, che non siamo una coppia, però me l'hanno inviato sul gruppo di Telegram. Sì? Qual Sì. Sì. è il mio telefono? Me lo passi? Il test che segue intende misurare senza troppe pretese di verità il livello di compatibilità. Ah, quindi se siamo compatibili, Coco. Uomo e donna. Si tratta di rispondere a 36 domande, 18 a testa, cercando ovviamente di essere sinceri. Il risultato del test verrà calcolato paragonando le risposte date da lei con Quelle quelle fornite fornite da da lui. lui. Questo test potrebbe dare qualche brutta sorpresa, siete avvisati. Ok, vediamo. È il momento di rispondere alle domande, tocca prima a lei. Lui non deve leggere le domande e non deve interferire in alcun modo con lo svolgimento del Allora, test. già qui lui. No, Ecco, però rimango qua in perfetto. compagnia, cioè non è che me ne devo andare. Non farmi Ok, vai spiare. con il test lei. Mi sembrava... Ah, io praticamente rispondo e poi devi rispondere tu. Sì, 18 domande te, 18 domande io. Ok. Mi sembrava un bel gioco da fare insieme, no? Cioè, per capire se siamo compatibili, se magari in un futuro ci potrebbe essere qualcosa tra me e te. E questo test potrebbe dirci la verità. Ok.
perché non mi rispondi? Perché sono intenta a rispondere a queste domande. Ci sono segnate cose sconce? Io non l'ho letto questo test. Perché io non l'ho letto, cioè mi è arrivato il link e ho detto, ma sì, facciamolo subito. Ok. Ok, cosa? Tra le altre cose, una delle mie più grandi preoccupazioni è... mangiare. Che cosa mangiamo ora? Aspetta. Ma dimmi qualcosa, cioè sono qua in attesa, devi dirmi qualcosa. Ok. Ovviamente raga, anche voi giocate con noi, quindi cercate di vedere se anche voi siete compatibili con noi. Ok. Sono cose che tu devi sapere di me o sono domande relative in generale, ad una coppia? Tipo... Cos'è quella faccia? Marta, perché ridi? Stai sogghignando dall'inizio del video. Eh no, perché le domande sono strane. In che senso sono strane? Ce n'è una che lo lasceresti per un uomo più ricco. Tu la faresti come cosa? Non me lo puoi dire, ti ho risposto poi non puoi dire. Sì. Sì, cosa? C'era scritto la tua corporatura è... C'era scritto magra, avevo cliccato magra e poi ho detto vabbè, normale. Non c'era l'opzione bellissima. Tocca a me. Ok, io l'ho fatto. Ora tocca a lui. Lei non deve leggere le domande, non deve interferire in alcun modo con lo svolgimento del test. Vai con il test. Bene, comunque, sta di fatto che stamattina siamo andati dal veterinario. Ma ho capito, ma qua è imbarazzante, non lo so. È imbarazzante, c'è scritto sei innamorato. Marta! E quella era la domanda più imbarazzante. Per favore! Vabbè, allora io mi sto al telefono, faccio così e faccio passare il tempo. Faccio così perché sennò poi... Dai raga, è imbarazzante, scusate. Dai, Luca! Dove sei arrivato? Ancora la domanda 3! Di sto passo alla domanda 18, raga. Lei ti ha mai tradito? Non credo. Ti senti compreso da lei? Sì. E io i miei pensieri li devo esternare sempre. Questo è quello che succede tutto il giorno. L'hai mai tradita? Fanno ridere le due opzioni. No, non ne ho mai avuto il coraggio. Significa che la donna è una che mena di brutto. Come reagiresti ad un suo tradimento? Beh, semplice. Ti vedi ancora insieme a lei tra 10 anni? Le racconti mai le bugie? Quanto io so già che sei riso. Cosa risuoni? Cioè, no. Bugie, bravo, innocenti. Bravo. Allora, aspetta, no, perché lei io ti quando racconta ci siamo... mai bugie? Forse qualche volta. Allora. Sei geloso? Sì, è geloso. Sentite un attimo. È gelosissimo, vuole sapere con chi parlo durante il giorno, chi è che mi squilla, chi è quello che ti squilla. No, però devo dire la verità, quando mi sono comprata il vestito quello lì, ho comprato un vestito bellissimo le feste, dopo le feste, no, con gli sconti, e lui mi ha detto che bello, questo bellissimo devi mettere, non mi ha detto che no, era troppo sexy. Invece era proprio carino. Quanto sono alto? 1,70, 1,75? No, è impossibile. Sì, sì, alto 1,70, 1,75. Perché i capelli hanno spazio. Ok, ci siamo. Calcola il risultato. Il risultato del test dell'affinità di coppia. Il punteggio di lei 74 su 100 medio. Il punteggio di lui 79 su 100. Differenza 5, bassa. Vediamo. Interpretazione dei risultati, i singoli punteggi, punteggio compreso tra 70 e 84, che siamo noi, entrambi. Ok. Mostra una visione del rapporto di coppia non completamente matura ed evoluta. È vero. Ma comunque nella media. È vero, perché noi ci stiamo conoscendo. Diciamo che sono, per esempio, ampi margini di miglioramento, ma anche di peggioramento. Anche di peggioramento? Eh sì. Perché questo fa riferimento a una vera coppia. Il secondo elemento che richiede attenzione è la differenza tra il punteggio di lei e quello di lui. Più i punteggi sono simili, maggiore l'affinità tra voi due. Punteggi entrambi elevati, caratterizzati da una differenza massima di 10 punti l'uno dall'altro, mettono in evidenza una visione egualmente responsabile e lungimirante del rapporto di coppia. In questo caso l'affinità è elevata e lascia ben sperare. E siamo noi, quindi. Sì. L'ideale sarebbe avere due punteggi entrambi al di sopra degli 85 punti. Vediamo un attimo sotto. Ma tu cosa hai messo di...
diverso da me, te lo dico io, perché alle bugie tu hai scritto. No, no, sì. Tu non puoi sapere. Perché no? Non puoi sapere quello test che ho messo della... io. Bene raga, questo video si chiude qui. Spero che vi sia piaciuto questo test che abbiamo fatto. Me l'avete suggerito voi sul gruppo Telegram. Ho un gruppo segreto di Telegram, lo trovate qui in descrizione. E ce l'ha anche Marta, il gruppo Telegram. È vero. Che vabbè, questi due gruppi alla fine si parlano. Il suo si chiama Amici del Pazzo e il mio si chiama Amici di Marta. Ma perché? Il tuo è perfetto, Amici di Marta. Avendo fatto amici, sì, è perfetto. Era perfetto. Il problema è il mio, perché? È perché io l'ho creato quel gruppo. Ci vediamo questa sera come tutte le sere sul social Viola. E andate a vedere il video di Marta, ok? Va bene. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao.